Avevo detto questa mattina alla squadra che la partita sarebbe stata brutta, spigolosa, rognosa, difficile. E quindi bisognava avere la capacità di saper stare dentro lo sporco della partita, diciamo così. Quindi evitare espulsioni, evitare ammonizioni, evitare falli inutili, evitare tutto quello che è successo per gran parte del primo tempo. Quelle polemiche a fine primo tempo, tutte quelle robe lì che vanno assolutamente evitate, quelle non ci danno valore aggiunto e non ci fanno crescere. Se oggi avessimo perso sarebbe stato uno sporcare quello che di buono la squadra ha saputo fare nell'ultimo mese e mezzo. L'espulsione così non mi piace, cioè non devi saper stare in maniera. Cioè, non devo dar vantaggi all'avversario, che si chiami Lumezzane, Giana o Pavia, non so, non devo dar vantaggi. Primo tempo da cancellare, soprattutto dal punto di vista di queste situazioni che sono create. Poi tecnicamente che avremmo avuto delle difficoltà, magari lo sapevo, e così è stato. Di positivo c'è che la squadra ha recuperato per l'ennesima volta l'inferiorità numerica, che quindi ha qualcosa da dare e da dire. Di positivo c'è che magari abbiamo anche sfiorato il gol della vittoria. Ecco. La cosa che a me interessa adesso in queste ultime quattro partite, tre partite da adesso, è una crescita costante sul piano della mentalità. Le partite non possono essere tutte belle, ma noi le dobbiamo far diventare concrete, questo sì. Perché siamo rimasti in 10, avevo bisogno di due laterali che spingessero, che avessero le caratteristiche per spingere, Crialese da una parte e Marchi dall'altra, Gambaretti è un marcatore, quindi dovevamo recuperare la partita, non c'era bisogno che io tenessi Gambaretti. Chiaramente spostando Marchi da terzino avevo bisogno di un centrocampista e Finazzi in centrocampista. Poi l'ultimo quarto d'ora c'era da rimontare. E lì siamo andati a giocare con due centrocampisti davanti alla difesa e anche lì le caratteristiche, essendo in uno in meno, più idonee erano quelle di Palermo rispetto a Jadid. Manai ha fatto come i suoi compagni, è stata soltanto una scelta per cambiare le caratteristiche, non per demerito. Avrei dovuto cambiare prima l'allenatore e poi i calciatori per quel primo tempo, quindi la colpa non è di giocare. Sì, a fine partita ho chiarito, però gli ho detto che secondo me non si fa così, perché un conto è calcio fisico, è gioco fisico, è giocare con determinazione, un conto è fare queste sceneggiate. Poi dopo noi che siamo stati ingenui, anch'io stesso andare là sicuramente, Moro probabilmente è meglio che cade prima lui quando gli dà la botta che il contrario, queste robe qua sicuramente dobbiamo migliorarle perché dopo ti portano a giocare in 10 una partita che oggi, tra virgolette, è andata anche bene, però non sempre ti gira così, è successo anche in passato. È una cosa che dobbiamo rimare perché è successa troppe volte. Visto delle sceneggiate oggi proprio fuori dal normale, a partire dal loro numero 4, ai limiti dell'antisportivo, se l'arbitro glielo concedeva è giusto anche che loro si arrabattino un pochino con i mezzi che hanno. Tutto sommato il pareggio è risultato giusto, anche se non lo so, non l'ho visto e non lo voglio neanche commentare, ma chi lo sa se Ciccone era partito bene o no. Chiudere bene e non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, è il nostro obiettivo. Il problema di questa squadra è avere dei rimpianti, purtroppo quelli si hanno. Questo obiettivo adesso è centrare la D-Cup. Speriamo di riuscire nel nostro intento, magari cercando anche di affrontare le partite, come ti ho detto prima, con un po' più di rabbia, come abbiamo fatto poi nelle nostre ultime tre uscite.